nella vita reale. Belle le caccia al tesoro, ma se non trovate il tesoro entro 3 ore, beh, non ci sarà più nessun tesoro. Cerchiamolo, ragazzi! Sì! Andiamo! Buona fortuna! Coraggio, pirati! Dobbiamo trovare il tesoro! Mi raccomando! Okay, non riesco a trovarlo, Matti! È una caccia al tesoro, quindi cosa dobbiamo fare? Cercare il tesoro! Esatto! Andiamo! Che c'è, Ninna? Qui non c'è nessun tesoro, è stato rubato. È stato rubato? Sì. E allora noi lo riconquisteremo perché siamo i pirati migliori al mondo! Sì! Sì! Oh, ragazzi, sguardiamo le spade, ma... L'ho trovata! Ho trovato la mappa e ho trovato la bussola! Ragazzi, ho trovato la mappa e la bussola! Bravissimo, Danny! Portala qua, Ark! ragazzi! La mappa! La bussola! Fammi vedere! Oh, certo! Pirata Matti, questa è la mappa! Dov'è il tesoro? Ninna, ma non ti sei resa conto che questo è solo un pezzettino di mappa? Non si capisce niente, è strappata! Che cosa facciamo? Non lo so, ci serve un altro pezzo! Forza, tutti qui, amici pirati! Siete stati molto bravi a trovare il primo pezzo della mappa, ma se vorrete trovare altri pezzi, dovrete completare delle sfide! Siete pronti? Sì! Dovete dirlo da pirati? Quack! Quack. Volevo dire Arg. Per ottenere il prossimo pezzo della mappa dovrete sfidare a duello il pirata Alex. Avanti, chi si offre volontario? Ragazzi, non me la sento. I maschi pirati sono sempre coraggiosi. Cosa mi hai preso? È vero, sono coraggiosi. Io? No, ragazzi, non se ne parla. Aurora, vuoi andare tu? No. E io ho già in mente chi. E chi? No, ma perché io? Ho paura. Fatti avanti. Ti sconfiggerò. Aia. Vai, Leo. Bravo. Sì. Così. Oh no. Ma è già accaduto! Non sei degno del tesoro! E ragazzi, se non sconfiggete il pirata Alex, non avrete mai il vostro pezzo di mappa! Qualcun altro deve sfidare il pirata Alex! Io no! Sì! Pippo va volontario, sì! Io ho sentito Julie che voleva andare! No, ho sentito Danny! Io ho un'idea! Finalmente un combattimento interessante. Ragazzi, è il nostro momento, ok? Ok, ma prima tu, Matti, noi ti seguiamo. Sì, iniziamo. Sì, alza così. Più forte, dai, la spalla. Vai, Matti, colpo combinato. Sì. Dai, visto che cosa ti ho insegnato. Dai, ragazzi, segnatevi. Dai, sono pure in tre, dai. Alex ha vinto di nuovo! Non potrete mai battere un pirata come Alex! Riavremo la nostra vendetta! Sì, esatto! È stato solo fortunato! Sì, non vi ho insegnato nulla! Ce la faremo, ragazzi! Sì. Ho capito, ragazze! Tocca a noi! Andiamo! Sì! Chi è il prossimo? Andiamo, ragazze! Saremo le più forti! Sì. Secondo me le ragazze non ce la faranno, no. Però Nanna, esatto. È impossibile, abbiamo perso noi che siamo fortissimi. Esatto. Vediamo se resisti a questo. Andiamo, ragazze. Oh no, il solletico no. Aspetta, ma il pirata è caduto? Sì. Quindi hanno vinto le ragazze? Sì. Ma come hanno fatto? Sono state bravissime. Hanno imparato. E ora? Ecco voi l'altro pezzo di mappa. Grazie. Che bello. Ho capito. Dobbiamo seguire il percorso. Andiamo. La prossima volta sceglierò un pirata che non soffre al solletico. Arr!
È stato solo un colpo di fortuna. Hai ragione. Sì, 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 come no. Ora però siamo sempre più vicini al tesoro, guardate. Ottimo, un altro pezzo della mappa. Solo che io non la so leggere, non sono una vera piratessa, tieni. Ok, va bene, state tranquilli, me ne occupo io. Secondo me dobbiamo andare... di là, andiamo. Ma siamo sicuri? Già, Matti, credo siamo... Matti, l'hai vista al contrario, forse era di là. Oh, ok, di là. Attenzione, iscrivetevi al canale Lin e Matti Canzoni, perché a 100.000 iscritti uscirà la nostra nuova canzone. Tocca a voi. Sì, è proprio qua. Siamo arrivati. Bravi, bravi, avete sconfitto il mio pirata preferito prima. Però adesso, se volete dimostrare di essere dei veri pirati, dovete bere il succo segreto dei pirati. Ma cos'è? È un insieme di tentacoli di piovra nera, denti di squalo, alghe del profondo mare rosso e anche un pizzico del sale delle saline in salita. Ok, ragazzi, ma secondo me c'è un altro ingrediente lì. Sì, anch'io. Ah, giusto, mi sono dimenticato degli occhi di sirena. Questo è veramente troppo per me. Dai ragazzi, però dobbiamo fare i pirati coraggiosi. Quindi iniziamo a bere, se no non troveremo mai il terzo pezzo della mappa. Alla salute. Inizierò mangiando un occhio. Ok, chi vuole bere? Io no, no. Io no. Ragazzi, facciamo che ci rivediamo quando avete finito, ok? Va bene, bevo io. Vi lascio a voi, ragazzi. Credo di star facendo indigestione di occhi di sirena. Che schifo. Vabbè, comunque abbiamo finito ufficialmente il succo del pirata. Ottimo lavoro, Ciurma, è stato un vero lavoro di squadra. Vero. E forza Chiotti, voi lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninne e Matti se anche voi volete essere dei pirati. Prendi la mappa, prendi la mappa. Eccola qui, un altro pezzo che si aggiungerà alla nostra mappa gigante. Venite! Sì. Muovetevi! Guardi! No, era di qua. No, era di qua. Dai, però! E basta! Ragazze, non sapete fare nulla, lasciate fare a noi, sicuramente ce la faremo a trovare il tesoro. Sì, sicuramente ce la farete, ma se ci manca ancora un pezzo di mappa, dai, seguitemi. No, aspetta, no. Ragazze, voi non ci capite niente, non sapete leggerla quella mappa. Beh, allora se siete così sicuri, dividiamoci, no? Sì, è vero. Sì, per me va bene. Allora andiamocene, buona fortuna. Andiamo, Leo. Perfetto, ragazze. Io la so leggere benissimo una mappa. E so che dobbiamo andare di là. Di là? Sì, andiamo, sì. Di là. Di là. Ha detto di là. Ah, ragazzi, fidatevi di me, è molto semplice. Sapete dove si trovano sempre i tesori? No. Ovviamente sotto un albero. E guardate cosa c'è davanti a noi. Un albero! Andiamo a prenderlo. Vai, Leo. Inizia a scavare. Guarda lì, guarda lì. Lì. L'hai trovato? Ma non c'è niente! Più veloce, dai, scavare. Come facciamo, ragazze? Dobbiamo salvarla in qualche modo, ragazze. Sì, dobbiamo trovare una soluzione, ma c'è uno squalo. Esatto. Aspetta, pensiamo, calmiamoci. Ho tanta paura. Va bene, ragazze, affrontiamo lo squalo. Lo dobbiamo fare per il bene della nostra amica. Va bene, okay. Ce la faremo, andiamo. Sì. Fate presto, ho paura. Ragazzi, andiamo. Coraggio. Sì, piano però. Sta arrivando da questa parte, ragazze. No, no. Aspetta, fatelo passare. No, ragazze, ho troppa paura. Andiamo piano. No, piano. Ci sente, no. Vai, andiamo. Out
trovato qualcosa! Che cosa? Che cosa? Ma è una pigna! Non penso sia questo il tesoro! No! Una testa di pigna! Esatto! Basta perdere tempo, pirati! Noi abbiamo fatto una scommessa e non possiamo assolutamente perdere contro le ragazze! Sì, assolutamente! Hey. Continuiamo a cercare Ark! Non vi preoccupate, ragazze! Ora riusciremo a salvare Ninna pescando lo squalo! Scusa, ma lo vuoi pescare con questo? Sì, non ti preoccupare! 3, 2, 1! Ragazzi, in silenzio, però! Siete troppo! Dai! Ma questa canna da pesca non la so usare! No, basta! Ho un'idea migliore! Aspettatemi qui! Ai crampi! Sicuramente troveremo la mappa, ma ora ci serve un po' di riposo. Giusto? Giusto, Capitan Matti! Giusto! Dobbiamo combattere di nuovo! Sì. Ci rincontriamo, Vieni qua! Pirata Alex! Sì. È arrivata la tua fine! Avremo la nostra vendetta! Prendi questo! Sulla terraferma siamo più forti noi, vero pirati? Aiutami! Vieni qui, c'è un coraggio! Tu non sei diventa più forte di tutti! Ma sono io! Ok ragazze, con la mia coda da sirena riuscirò a salvare Ninna e sarò super veloce! Sì, ma che bella idea! Speriamo che lo squalo non riesca a prenderla! Sì! Ce la farò! Ragazze! Sei bravissima, dai! Eccomi! Vai! Ok? Bravissima! Vieni! Anche noi ti abbiamo salvato. Non avete fatto niente voi. Ora però vorrei proprio sapere cosa stanno combinando i maschietti. Qui c'è il coraggio. Meglio non rispondere a questa domanda. Comunque voi siete state delle ottime piratesse, perciò vi consegno il quarto pezzo della mappa. Lo sapevo. Scusami, ma tu non eri lo squalo? Magari fossi così bello. Vabbè, andiamo. Già. Sì, andiamo. Non mi convinci. Ragazzi, se lo sconfiggiamo sicuramente otterremo il pezzo della mappa mancante. Fermi pirati. Odio intromettermi in questo splendido combattimento, ma il pezzo della mappa l'hanno già trovato le ragazze. Che cosa hai detto? Che il pezzo di mappa l'hanno già trovato le ragazze. Guarda chi c'è. Questi pirati non l'avranno vinta. A quanto pare hanno vinto loro però. Osservata. Già, vabbè. Ragazze, fidatevi di me, secondo me è da quella parte. Ok. E noi ti stiamo seguendo, grazie. Speriamo sia così. Ma voi non vi sentite osservate? Sì, un pochino. Sì, vero. Ma cosa dite, ragazzi? Vabbè. Dobbiamo trovare il tesoro, forza! Andiamo. Perfetto, ragazze, la mappa dice che dobbiamo andare esattamente qua. Molto bene, siete arrivate. Questo è il luogo dove si svolgerà l'ultima sfida. Entrambe le squadre infatti dovranno cercare l'ultimo pezzo della mappa del tesoro. Marco, ma non te ne sei accorto per caso? Ci sono solo le femmine qui. Esatto. Non è vero, ci siamo anche noi e vogliamo l'ultimo pezzo della mappa. Sì. Allora combattiamo. Il primo che lo trova avrà vinto. Andiamo. Dai, coraggio ragazzi, più veloci! Ma ragazzi, Julie, dove è finita? Non riesco a andare! Ragazzi, dobbiamo sicuramente sorpassare questo ostacolo gigantesco per vincere la prova! Andiamo! Dai! Ragazzi, andiamo anche noi! Non vinceremo mai! Allora,
Scappiamo! Molto bene, ragazzi! Abbiamo la mappa completa! Ora non ci resta che seguirla e prendere il tesoro che ci spetta! Qualcuno di voi la sa leggere? Io prima l'ho letta al contrario. Io non so quale è la destra e la sinistra. Io non so quale è il sopra e il sotto. Io non ho un occhio. Matti, prova a fare qualcosa tu, per favore. Allora, abbiamo fatto questo percorso. Sì. Poi siamo passati da questa parte. Questo dovrebbe essere l'orto, quindi dobbiamo andare. No, quella è la piscina. Ragazzi, verso il galeone. Hai ragione. Andiamole. Ok, ragazzi, ci siamo. Il tesoro sarà sicuramente sopra il galeone. È posto solo per una persona lì sopra. Matti, sei il nostro capitano. Sì. Tocca a te. Ci fidiamo di te come se fossimo noi stessi. Ok, siete sicuri, ragazzi? Certo. Tu ce la puoi fare. Siete stati una valida squadra. E adesso è il momento di concludere questo lavoro. Buona fortuna, capitano. Ti vogliamo bene. E per l'ultima volta... momento. Iniziamo la scalata. Tesoro, sto arrivando. Eccomi qua. Il pirata Matti è arrivato. Di nuovo tu. Di nuovo io. Ah, scherzo. Il tesoro è tuo. Hai vinto. Complimenti, bravo Matti. Oh, grazie. Ma la prossima volta sarà mio. Ci vediamo presto. Ok, pirata molto cattivo. E finalmente scopriremo cosa c'è dentro il tesoro. Cosa? Un altro baule. Va bene, apriamolo. Non ci posso credere. Monete d'oro. Questa sì che è una bella vittoria. Ma aspetta un secondo, c'è qualcos'altro all'interno? No. C'è anche un biglietto dello spettacolo. Non saremo vestiti da pirati, ma il tour di Rin e Matti inizierà presto. E voi avete già preso il biglietto nella vostra città? Canteremo delle canzoni incredibili e soprattutto vi lasceremo a bocca aperta. Abbiamo trovato una mappa che ci ha portato a un tesoro nascosto. Abbiamo superato delle sfide molto pericolose. E quello che abbiamo trovato è... Matti! Matti! Che c'è? Guarda! Ma cosa sta succedendo al tuo tatuaggio? Si illumina! Cioè, non si è mai illuminato, forse è la luce. Oh, mamma mia, ma che cosa significa? Il tatuaggio, dici? No, un tatuaggio che si illumina, sinceramente non l'ho mai visto prima. Non lo so, però il tatuaggio sono le coordinate del mio posto preferito nel mondo. Forse dovremmo seguirle. Non è che è pericoloso? Non lo so. Tu mi stai dicendo che il tuo tatuaggio segreto porta al mare? Sì, ma non al mare, tutto il mare. Porta esattamente lì. Ecco qua. Vedi? Questo qua. Questo è il punto proprio esatto sulle mie coordinate del braccio. Oh, ok. Sta letteralmente impazzendo questo tatuaggio. Perché siamo qui ora? Che senso ha? Che cosa dobbiamo fare? Aspettiamo la fine del mondo? Ho capito. È come in quei film in cui devi trovare la combinazione segreta e poi si sblocca. Allora, se io faccio così, faccio finta di girare questa cosa, clic, pop! Minna, ha funzionato, vieni a vedere! Sono tirata io, era qua dentro. Che roba è questa? Non lo so, sembra una mappa del tesoro, guarda, è pure bruciata ai lati. Sì, una mappa del tesoro, ma fatta da un bambino di 5 anni. Vabbè, però il bambino di 5 anni ha trovato ben due tesori, non uno, guarda, uno e due. Capisci che è tutto molto strano, vero? Mm-hmm. Ormai siamo qui, quindi capiamo dove portano queste X e scopriamo dov'è il tesoro nascosto. Ok, andiamo. Noi siamo qui. La prima X si trova in questa foresta, mentre l'altra si trova in mezzo al mare. Com'è possibile che ci sono due tesori? In genere in una mappa del tesoro c'è solo una X. Magari quello che ha lasciato i tesori era davvero tanto ricco. Ok, beh, allora non possiamo fare altro che dividerci. Uno va da una parte e uno va dall'altra. Ci sto. Ok, allora tu vai nel mare dove ci sono gli squali e tu vai anche nella foresta dove ci sono le api. Ok, io vado nella foresta e tu vai nel mare perché ho paura degli squali. Ciao! Lo sapevo. Ok,
incominciamo a entrare dentro la foresta. La mappa dice che dovrei andare verso destra. C'è solamente un problema. Qui è tutto recintato, non posso passare. Vabbè dai, sicuramente non mi farò bloccare da una rete. Ecco, infatti. Cosa vedo qui? Un cancello. Però è chiuso. In realtà basterebbe fare così. Grazie per avermi fatto passare. Non ditemi che devo fare tutta quella salita, vi prego. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace se ancora non l'avete fatto, se siete curiosi anche voi di scoprire che cosa ci sarà una volta arrivati a quella X. Dobbiamo arrivare assolutamente a 2 milioni di iscritti entro fine anno, insomma, per forza, non abbiamo altre alternative. Wow, ma cos'è? Sono inciampato! Adesso per favore, bastoncino, togliti che devo andare... Che cos'è? Aiuto! 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 Che cos'è successo? Forse non sono inciampato su un semplice bastoncino. Non ci posso credere. La X sulla mappa era una trappola in realtà. Mi hanno catturato. E adesso che cosa faccio? Devo riuscire a scappare. Ecco, magari come nei film prenderò un bastoncino e inizierò a tagliare la corda. Sì, sicuramente ce la farò. Ecco qua. Vai. Oh no, non si taglia. Oh no, mi sono incastrato ancora di più ora. Proverò a cercare su Google come si scappa da una trappola. Anzi, chiederemo a Siri. Ehi Siri. Ehi, ciao, sono Siri, come ti posso aiutare? Ecco beh, mi sono incastrato in una trappola, potresti darmi una mano? Ma non mi risponde. Non ci posso credere. Aspetta un attimo. Ma posso chiamare Nina col telefono ora che ci penso? Matti? Pronto, Matti? Nina? Mi sto per immergere, ci sentiamo dopo. Uomo in trappola! Cosa? Uomo in trappola! Non ho capito! Uomo in trappola! Ti vengo a salvare, ciao! Ma che vuol dire caduto in una trappola? Aspetta, ma questa è la voce di Nina? Nina! Matti? Sono qui! Matti? Sali, sali! Nina, salvami! Sporco! Sono intrappolato da più di mezz'ora. Aspetta un attimo che hai un po' di ragni qua dietro. Dai, ti prego, liberami. È tutta legata intorno a me, guarda, non riesco a toglierla. Sì, aia, fermo. Aia. Oh, ok. Solo tu potevi finire qua dentro, imbranato come sei. Ti devo dire una cosa. Sì? La X sulla mappa non porta un tesoro, ma porta a una trappola. Una trappola? Sì, sono stato intrappolato. Questa volta vai avanti tu, eh. Sei proprio un fifone. Certo. Sembravi un salame in quella rete. Mm. Un salamino. Grazie per avermi salvato comunque. Prego, non c'è di che. Hai interrotto la mia operazione di recupero. Guarda, mi ero attrezzata, muta, maschera e pinne. Ah certo, quindi tu mi stai dicendo che saresti arrivata alla X in mezzo al mare nuotando. Sì, infatti era un po' improbabile la cosa. Dobbiamo escogitare un piano per rubare un pedalò senza che il bagnino ci veda. Oh, non è rischiosa questa cosa? Io non lo so, Matti, però dobbiamo farlo per forza perché non possiamo andare a nuoto. Ok, allora beh, inizia ad andare sul pedalò e... Corri! Il mio obiettivo sarà quello di distrarre il bagnino che in questo momento si trova proprio qui. Sta chiacchierando con i clienti. E penso che mi sia venuta un'idea molto pericolosa. Auguratemi buona fortuna. Io spero che Matti ci riesca. Secondo me non sarà molto bravo a fingere di affogare davanti al bagnino. Spero non si faccia prendere dal bagnino soprattutto. Eccolo qua, la nostra barchetta bellissima. Ah, aiuto! Aiuto! Ah, sto affogando, aiuto! Aiutatemi, vi prego! Sganciato. Qui, qui, vieni qui, aiuto! Vieni là! Sta arrivando, Nina! Fai qualcosa! Non ci prenderà più! Ciao! Ce la siamo vista brutta! Ok, però ora dammi la mappa che vediamo dov'è la X. Sì, esatto, perché sennò gireremo completamente a caso.
Vabbè, l'idea di girare a caso non è poi così brutta, no? Dov'è la mappa? Diciamo che forse l'ho lasciata sulla spiaggia. È stato un problema. Se vuoi torna tu però, perché io il bagnino non lo voglio vedere. Nessuno torna sulla spiaggia. Ora noi andremo a caso finché non troveremo un qualcosa di così bello che ci sembrerà un tesoro. Ma sì, dai, ma cosa ci vuole? In fondo il mare non è così grande. Quanti sono passate 3 ore? Io mi sto per arrendere. Aspetta un secondo, guarda lì, guarda lì. Aia. Guarda, c'è una bandiera rossa. Vabbè, ma sembra una boa, ci sono tante boe in fondo. No, Ninna, quella non è una boa, la boa non ha la bandierina sopra. No, hai ragione, dobbiamo andare a prenderla. E se fosse quella la nostra X? Ok, vai più là. Presa. Ma c'è qualcosa dentro? No. Non c'è niente, Matti, è una semplice bandierina gonfiabile. Aspetta, però, scusami, non c'è un filo sotto quella bandierina? Sì, effettivamente c'è un filo, ma che cosa significa secondo te? Non lo so, prova a tirarlo. Ma come faccio a tirarlo? Non viene! Non riesco, Matti, c'è qualcosa di pesante sotto. C'è qualcosa di pesante? Ninna, è il momento, mettiti le pinne. Aspetta un attimo, io pensavo di mettermi le pinne, beh, andare in giro dove l'acqua è bassa. Vai! Spero non ci siano le meduse. Ok? Se non ritorno su, salutami piadina. Come va? Tutto bene? Quanto tempo ci mette? In fondo alla corda c'è qualcosa, non si capisce cos'è, però è marrone, si confonde con la sabbia. Beh, falla a prendere, che cosa aspetti? Se c'è il guardiano del tesoro? Sì, vabbè, è uno squalo che ti attacca e poi arriva anche il mostro marino, certo. No, no, niente squalo, il polpo. Ma che cosa aspetti? Dai, abbiamo fatto tutta questa strada per arrivare fino a qui. Ho di paura di quello che sta succedendo. Che dite, mi tuffo anch'io? Ma chi me lo fa fare? Matti! Eccola! Vai, vai, Ninna, vieni! Ce l'hai fatta? Eccola lì, la vedete? È un forziere! Un forziere? È pesantissimo, guarda! Aspetta, ti do una mano, vieni! Sì, vieni! Ok, ce l'ho, l'ho preso. Ma quanto pesa? Eccolo. Un tesoro sott'acqua come quello dei pirati. Io non capisco perché queste cose non le fai tu. È chiuso. Cosa? È chiuso. È chiuso? Lo scrigno è chiuso. No, impossibile. Senti, io mi sono buttata, ora vado dal polpo e gli chiedo la chiave. No, aspetta, no, dove vai? Non c'è nessun polpo, dobbiamo trovare la chiave. Dove potranno averla mai nascosta? Vedi, è chiusa, se tu tiri non si apre. Oh no, un disastro. Matti, non c'è nessun lucchetto. Non ci sono nemmeno degnati di chiudere questo scrigno. Quindi sei sicura di volerlo aprire? Beh, ovvio, ho fatto tutta quella fatica e ora dobbiamo aprirlo. Ok, allora 3, 2, 1. Ma che cosa significa? Ci posso credere? È pieno di soldi veri. Oh mamma mia, ma sono più di 1000 euro questi. Ma lascia stare i soldi, ma che ci frega? Guarda qui. È un libro e quindi c'è qui pieno di soldi, guarda, pieno di soldi, siamo ricchi finalmente! Senti, se non ti stai zitto io ti butto in acqua. Ok, va bene, e che cosa ci do... Aspetta, Ninna e Matti? Ninna e Matti, sì, hai letto bene, qua sopra c'è scritto Ninna e Matti e sotto c'è scritto la sfida contro il tempo. Guarda quanto è Aspetta un attimo, che cos'è questo? Ecco, questa è la vera sorpresa per chi lo preordina, non le banconote. Dei tatuaggi ad acqua bellissimi! Quelli che si fanno sulla pelle! Sono troppo felice, Ninna, sono troppo felice! Il nostro nuovo libro! Che dite? Lo lascio qua? Ah, perfetto, ok, ciao Matti! Au revoir, io mi vado a leggere il mio libro! Aspetta! No, non lasciarmi qui! Ah!
Giochiamo a nascondino nel tuo colore nella villa gigante! Ci sono tantissimi nascondigli segreti, una piscina gigante e questo fantastico giardino! Per scegliere il vostro colore dovrete tuffarvi in una delle piscine colorate da bendati! È difficile! Piscina! Piscina! Dove sei? Ok, l'ho trovata! È un po' fredda. Io ho trovato la mia. Trovata! Piscina! È fredda! Anche là! Ed ecco le vostre tute colorate! Però devo dirti una cosa. Matti, qua in questa scatola ci sarà il tuo regalo, ma avrai soltanto 5 minuti di tempo. Ma ogni minuto che passerà, io taglierò uno di questi fili, proprio così. Ma se non riuscirai a trovare tutti entro 5 minuti, il tuo bellissimo regalo cadrà nella piscina e lo perderai per sempre. Allora devo sbrigarmi, vado a contare. Andiamo, correte, nascondetevi! Non so dove andare! Vediamo! È difficilissimo! Ma poi, che colore è il viola? Non so dove mettermi! Non c'è niente di blu! Devo cercare assolutamente qualcosa di blu! Sono stato super fortunato! Posso nascondermi ovunque, sì! Nasconderò dietro questo cactus. Lui è verde. Anche io sono verde. Forse mi si vede. Posso scegliere qualcosa di meglio. Devo sbrigarmi. Devo assolutamente vincere il premio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mati? Dani, che c'è? Come sta andando? Bene, però fammi contare. 10, 11, 12. Ma hai trovato qualcuno? Ma se sto ancora contando. Ah, hai ragione. Ok, vai. Qua è tutto verde. Forse in mezzo ai pomodori. Ciao, Ninna. Non so dove nascondermi. Dammi un consiglio, tu che sai sempre tutto. Sì, aspetta. Il bagno è perfetto. Ma come in bagno? Sì, ora vado a nascondermi, a dopo. Va bene. Adesso è tutto pronto, il mio nascondiglio è bellissimo. Solo che c'è un problema, come faccio ad entrarci? Forse così, aspetta, non devo rovinare nulla. Eccomi qui, qui non mi troveranno mai, ciao. Questa è l'unica soluzione, la piscina. Sono blu, la piscina è blu, mi devo nascondere per forza lì. È la soluzione per tutti i miei problemi. Me la metterò in testa, così Matti non si potrà accorgere che sono in acqua e io potrò anche respirare. Guardate. Questo albero tutto verde mi permetterà sicuramente di vincere. Forse, credo. Robby, dove sei? C'è un problema. Non mi vedevi? Quindi ero nascosto bene, sì. No, è un grande problema. Io e te non siamo gli stessi. Tu hai tutto verde, io nero. Probabile possa aspettare la notte. Dici? Secondo me Matti ci troverà prima che faccia notte. 33, 34, 35. Dovrei contare più veloce, almeno posso iniziare a cercare. Solo che non posso. No, qua no. Qua è perfetto. Guardate, è tutto viola! Ok, fiori, venite un po' più qua e nascondetemi. Che bello, qui dentro si sta benissimo, non mi troverà mai. Però che faccio? Mi sto un po' annoiando. Va bene, dormirò un po'. 67, 68, 69, 70, 71, 72. Non ce la faccio più, 74. Ma è possibile che devo contare fino a 100? Adesso ho deciso che sarò un pezzo di prato. Questo sì che è un vero nascondiglio da verde. Un palo nero. Ma no, 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 così mi vedranno. Devo trovare assolutamente una soluzione. Che non c'è.
Ma ancora non ha finito. Io mi sto annoiando qui. Voglio uscire e vincere. 78, 79, 80, 81. Matti, Matti, sono io. Ma non ti sei ancora nascosto? No, c'è un problema. Ah, Danny, che cosa è successo ora? Praticamente sono andato in lungo e in largo. Non ho trovato nulla di nero. Dai, io mi sto stancando. Ma guarda che io ho quasi finito di contare. E se non ti nascondi, avrai perso. Devo sbrigarmi, anche perché devo cercare Ninna, devo cercare Julie, devo cercare tantissime persone. Non posso assolutamente permettermi di perdere tempo con te, hai capito? Non posso. Danny, ma mi stai ascoltando? Vabbè, lascia stare, trovati un nascondiglio. Io continuo a contare. 90, 91, 92, 93. L'ombra è nera, 94, ho trovato il mio nascondiglio. Ma ti non deve saperlo. 98. E 100, sono pronto a cercare tutti. Matti, ti conviene anche sbrigarti perché... meno uno! Però puoi andare un po' più piano, eh? Assolutamente no, Matti, sono le regole. Poi il tempo l'ho avuto. Quindi muoviti, vai a cercare tutti quanti. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti. E commentate scrivendo per chi ti fate in questo nascondino. Cosa? Ma sbaglio? O quella sembra una pianta che si muove? Devo andare a vedere. Qualcuno è in piscina? Ok, no, impossibile. Nessuno può stare così tanto tempo sott'acqua. Via libera, nessuno è nascosto in piscina. Ma quanto ci mette, Matti? Sono qua da te. Aia, ci sono pure gli insetti qua. Vabbè, aia, che male. Ci sono cose che mi stanno pizzicando. Vabbè, spostiamoci un po' più qua. Uffa, mi sto annoiando. Ho portato però il diario segreto di Ninna e Matti. È bellissimo, devo assolutamente scrivere. Devo scegliere il colore. E guardate un po', questa penna è di Ninna e Matti. Ma è bellissima. Iniziamo. Giorno 1. Sono rinchiusa nel mio nascondiglio. E forse non mi troveranno mai. Perfetto. Matti, mancano soltanto 3 minuti. Ma non ci credo. Ancora una volta. La pianta che si muove. Questa volta la devo prendere. Questa volta la devo prendere. E so anche che cosa usare. Pianta, sto arrivando da te. Aspetta un secondo, mi è sembrato di vedere, di vedere qualcuno. Ma chi ha costruito tutto questo? Ma non ci posso credere, Julie! Trovata! Ma no, ma dai, avevo anche il diario segreto. Puoi fare finta di non avermi trovato, mi nascondo di nuovo. No, devo ammettere però che è stato un bel nascondiglio. E adesso, se permetti, devo andare. Mi aiuti a cercare? Sì, vengo con te. Ok, andiamo. Altro minuto passato. Purtroppo ho trovato solamente te. Io non so se farò in tempo a trovare tutti quanti. Ma cos'è stato? Non lo so. Un urlo proveniva da lì. Andiamo a vedere. Sì, andiamo. Quello sembrava l'urlo di Ninna. Eh sì, sembrava proprio lei. Sei qui? Ninna. Ninna. Oh, male. Tutto bene? Mi ha appunto 9. Cosa? Oh, no. Ma ti ha appunto tutto sedere? Sì! Vabbè, vatti a curare adesso e... Aspetta, ma questo significa che l'ho trovata? No, no, non è giusto! Sì, sì, sì! Hai perso, Ninna! E adesso scusa, ma devo andare. Julie, continuiamo a cercare. Andiamo, ciao, Ninna! Ce l'ho fatta! Ho cercato ovunque, ma finalmente ho trovato il nascondiglio perfetto! E sei anche stato trovato? Esatto, Robby! Peccato! No! Non è possibile! Era perfetto il nascondiglio! Aspetta, ma che tipo di pianta eri? Un salice piangente! Aspetta, manca ancora delle persone! Non farò in tempo, dobbiamo sbrigarci! Manca soltanto...
soltanto un minuto a partire da ora. Oh no, rimane solo un filo. Devo farlo, devo farlo. Deve essere per forza nascosta lì. Adesso basta, vado. Devo andare, riuscirò a vincere questa challenge. Devo buttarmi per forza. Sono la sua ombra, un'ombra per sempre. Danny? Matti? Tu sei Danny? E tu sei Matti? Ero la tua ombra. Aspetta, e quindi dove eri nascosto? Dietro te tutto il tempo. Cioè mi stai dicendo che da quando io ho iniziato a cercare tu sei sempre stato la mia ombra? Esatto, Matti. Bel nascondiglio, però hai perso, mi dispiace. Adesso devo andare. Mancano 30 secondi. Cosa? 30 secondi? No, non farò in tempo, non la troverò in tempo. Ho bisogno di lui. Amico mio, sei la mia salvezza! Andiamo! Cosa? Aspetta un attimo. Lo sapevo! Trovata! Sì! Finalmente ho trovato tutti! Sei stato bravissimo! Era sì. Difficile il mio nascondiglio. È stato molto difficile. Poi c'era Robby nascosto da una parte, c'era pure un'ombra. Matti, mancano 10 secondi! Aspetta, no, ma io devo andare! Devo andare! Scusa! Matti! No! 10, 9, 8, 7, 6! No, 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 no! 5, 4, 3, aspetta, aspetta! 2, sono arrivato, ho trovato tutti! 1! Ho perso. Ho guardato al piano di sotto, ho guardato al piano di sopra, ho guardato in piscina e Ninna non c'è. Io non so più che cosa fare, falsacchiotti. Dovete darmi una mano. E lo so che quel pirata cattivo c'entra qualcosa, ma lui non fa altro che dirmi che non sa dove si trova. Facciamo così, adesso glielo vado a richiedere. Se questa volta non mi risponde, lo prendo con tutta la mia forza e lo butto in piscina e non lo faccio uscire più. Non mi sembra l'ora di dormire. Non mi sembra proprio l'ora di dormire. Svegliati subito, pirata cattivo. Ma come osi svegliarmi in questo modo? Ti sveglio e come? Ti sveglio e come? Sai per quale motivo? Non lo so. Perché tu mi hai mentito per tutto il giorno. Sei stato tu a nascondere Ninna e non so dove l'hai messa. L'ho cercata per tutta la villa. Mi devi delle spiegazioni ora, se no ti butto in piscina. Ma io non ho nessuna spiegazione. No, adesso tu me lo devi dire. Me lo devi dire davvero, perché sennò io impazzisco. Non so più dove è Ninna. Tu hai lo spirito di un pirata. E sai che cosa significa questo? No, cosa significa? Che adesso ti tirerò fuori una vera mappa del tesoro. Oh, una mappa del tesoro? Esatto! Tu, caro mio, hai la stoffa del pirata! Wow, ma questa è una mappa del tesoro! E nel tesoro si trova Ninna! Esattamente! Ninna si trova proprio qui! Ok, quindi Ninna si trova qui! Finalmente ho una possibilità per trovarla, però... Aspetta un attimo... Cosa non va? Ma questa non è una mappa della nostra casa. Che mappa è? Dove si trova questo posto? In realtà non lo so, io me la sono ritrovata in tasca. Oh, non ci posso credere, continui a prendermi in giro. Questa mappa non serve a niente. Aspetta, Matti pirata, ho una cosina per te. Mi raccomando, fanne buon uso. Che cos'è questa? Un'altra delle tue prese in giro? Questo è l'inizio della tua caccia al tesoro. Oh no, no, no! Ti resta poco tempo per salvare Ninna. Sopra di lui mangi ogni giorno. Ha quattro gambe e si trova in soggiorno. Oh mamma mia, la caccia al tesoro no! Credevi, Matti, che non avrei mai organizzato una caccia al tesoro? Io sono un pirata! E il tic-tac, il tempo sta scorrendo. Oh no, ma quello è Matti! Matti! Ehi, Matti! Ehi, Matti! Oh, non mi sentirà mai! Sarò qua sopra! Ehi, Matti! Vorrei arrivare in piscina da qui, ma ovviamente non posso perché sotto c'è il cemento. Eccoci arrivati in soggiorno. Mi potresti dire direttamente tu dove si trova il prossimo bigliettino? L'hai organizzata tu questa caccia al tesoro? Non farmi perdere tempo! E invece ti farò perdere tempo perché sei tu che devi salvare la tua donzella. Va bene, va bene. Ti dico che una volta che troverò Ninna te la farò pagare come non hai mai visto prima. Comunque, cosa ha quattro gambe e si trova in soggiorno? Un cane!
Un cane? Un pesce cane! Ma non ci sono pesci cani dentro al soggiorno. Oltre a un lampadario e un tavolo non c'è niente. Ah, è vero, un tavolo, non ci avevo pensato, è il tavolo. Esatto, Matti. Ok, ok, fino a qui ci siamo, è tutto ok. Quindi il biglietto si deve trovare intorno a questo tavolo. Forza, Matti, il tempo scorre. Non ho capito, non mi mettere pressione però. Magari sono dietro queste cose. Ok, ecco qui il prossimo biglietto. Trovala prima che sia tardi. Tutti i libri che tu hai, dove mai li metterai? Non in salotto o lavanderia, ma ordinati sulla... Non sono mai stato bravo con le filastrocche. Dammi una mano, pirata. Sono sicuro che è la prua della nave. Ma no, stupido pirata, che non sei altro. Deve essere con la rima, no? Non è in salotto o in lavanderia, ma ordinati sulla... libreria! Esatto, in salotto abbiamo una vera e propria libreria, capisci? Ho indovinato! Non è che forse è troppo scontato, sei troppo intelligente! Secondo me diceva scrivania! Ma no, fammi vedere, fammi vedere! Ma aspetta, Matti! Ti stai sbagliando, ne sono sicuro! Ma come fai a saperlo? Dai, fammi controllare un attimo! Perché io ho studiato tanto! Io ti odio! Adesso io controllo qui e se c'è, ti caccio pure di casa! Non ti voglio più come compagno di caccia al tesoro! Fammi vedere. Eccolo qui! Ti posso dire la verità? Sei il personaggio più antipatico che io abbia conosciuto in tutta la mia vita di Rin e Matti. Oh, grazie per il complimento! Ti vorrei spedire direttamente nel portale in questo momento. Se Ninna vuoi salvare, veloce devi andare! Tic-tac, il tempo scorre! Stai zitto! Tiene dentro gli alimenti, marcirebbero altrimenti. Una cosa che tiene dentro il cibo, se no poi marcisce. La pancia! No, non è la pancia. Sarà il frigorifero, penso. O il freezer, non lo so. Ne sei sicuro? Andiamola a scoprire. Ecco qui il frigorifero. Aspetta, Matti! Che c'è? Lascia fare me, visto che l'ho organizzata io. Ok, va bene. Grazie mille. Ma ce la fai? Sto cercando di far perdere tempo. Ti ho sentito, stupido pirata. Come previsto, ecco qui il prossimo bigliettino. Mi sto avvicinando a Ninna. Tic-tac. Il prossimo indizio si era sporcato a fare il bagnetto. E io l'ho portato... Dove l'hai portato? Sarà sicuramente sopra il letto, ne sono sicurissimo. Scusami, ma se l'indizio si è sporcato nel bagnetto, com'è possibile che l'hai portato a letto? Non ha senso. Perché quando sei sporco devi per forza andare a letto. No, quando sei sporco dove vai? Io vado a letto, sono sempre sporco. No, tu? Ma io vado al bagno. Uffa, da qua non mi sentirà nessuno. Sono chiusa in un balcone che neanche sapevo che ci fosse in questa casa. Come faccio? Ehi, aiuto! E poi sono al secondo piano e non posso nemmeno scendere. Permesso. Ma dove si trova? Guarda, Matti, sono bellissimo. Sì, non ho mai visto una cosa più spaventosa della tua faccia. Ah. Ehi, dove sei? Biglietto? Insomma, questo bagno è piccolissimo. Ma lo senti che buon odore da pirata che c'è in questo bagno? Sento solo puzza di cacca. Esatto. Aspetta. Aspetta un attimo. Oh. Eccolo. Ecco qui il biglietto. Veloce. Ninna dov'è? Oh no, c'è sempre meno tempo. Ma scusami, per quale motivo c'è così poco tempo? Non ho capito, che fretta abbiamo. Ti ricordi quando nello scorso video ti ho detto che c'era una trappola di piragna per ninja? Sì, me lo ricordo. Intendevi Ninna, vero? Intendevo proprio Ninna. Oh, porca miseria, siamo fregati. Drin drin, senti suonare. Chi sarà che vuole entrare? Sta a vedere sul più bello. Il biglietto è al... Beh, se qualcuno vuole entrare, bisogna andare ovviamente. Ecco, beh, come dire, è facile, no? Non lo so. Dobbiamo andare dal bidello. No, non è dal bidello, credo di esserne quasi sicuro. Per una volta, pirata, potresti darmi un consiglio vero? Perché io non so dove andare questa volta. Io so solo che quando sento qualcuno è per delle campane che arrivano da delle navi. Quindi può essere un campanello. Esatto, in casa c'è il campanello. Grazie. Sono un genio. Ed infatti, eccolo qui, il prossimo biglietto rosso. Ma quanti ce ne sono ancora? Speriamo pochi. Ma l'hai fatta tu, come fai a non saperlo? Non lo
so. Sei vicino, ma chissà se sei in tempo. Quando sei coccolone, lo abbracci forte. Quando sei coccolone, lo abbracci forte. Quando sei coccolone, lo abbracci forte. Il tuo amore. No, no, aspetta, credo di aver capito. Quando tu ci hai legato, il giorno che siamo arrivati in questa villa, ci hai fatto sedere sul... Sul? Ovviamente sull'orso gigante coccolone. Era proprio lui, sì. Ecco qui il biglietto, infatti. Ninna, dove sei? Se al sole vuoi stare, sul... Devi stare? Dove vuoi stare al sole? Dove vuoi stare al sole? È una cosa che fa rima con sole... Gommone! Poi ora che ci penso non fa neanche rima con sole. Ce n'è soltanto uno di gommone in questa villa! E infatti eccolo lì! È il nostro unicorno! Vieni qui, vieni qui, vieni qui! Eccolo qui! Me lo prendo subito, me lo prendo subito! Mio caro pirata, sono arrivato al prossimo bigliettino! E mi dice anche che manca poco, sono vicino! Quando è bel sole, si sta benone, affacciati sul... Sul balcone? Sul balcone? Dimmi che è sul balcone, ti prego! Sì, Ninna è sul balcone, ma devi correre! Sto arrivando! Sul balcone, sul balcone! Devo andare sul balcone! Ninna, sei qui? Non si apre, non si apre. Quanto sono pesanti queste porte. Ninna, Ninna, che l'ho fatta, ti ho trovata. Ma perché eri qui? Perché mi ha rinchiusa quello stupido pirata. Mi ha detto che c'era un cornetto. Stai tranquilla, è andato tutto bene adesso. Ce l'abbiamo fatta. Ehi, vattene subito via tu. Sei stato tu che hai chiuso Ninna nel balcone. Ecco. Ma io l'ho fatto per fare una caccia al tesoro. Io ti odio, vattene subito via. Prima che ti butto in piscina. Saluto da Matti e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi ho pensato di organizzare una bella caccia al tesoro per far arrabbiare un pochino Ninna. Infatti il premio per la sua caccia al tesoro sarà un iPhone 11. Ma non un iPhone 11 nuovo, il suo iPhone 11. La cara Ninna in realtà è un pochino sbadata, dovete saperlo. E ogni volta che va a fare qualcosa lascia l'iPhone 11 incustodito. Quindi io che cosa ho fatto? Sto preparando infatti tutte le cose per la caccia al tesoro, bigliettini, foglie e chi più ne ha più ne metta. E almeno ci divertiamo un po', sentite, se no qui è tutto troppo noioso. Sono qui con voi per migliorare la giornata. Infatti sfrutteremo Ninna per migliorarla. Noi ci divertiremo e lei, fidatevi, che con i bigliettini che ho preparato per questa caccia al tesoro impazzirà. Io adesso vado a sistemare i bigliettini, nascondo il telefono e chiamo Ninna. Non vi spoilerò nulla, così giocherete insieme a noi. La caccia al tesoro è pronta e lei partirà da questo indizio, che è molto semplice, lo ammetto. Sono partito con una cosa facile. Non voglio dirvi invece neanche a voi dove si trova il telefono di Ninna. Lo scoprirete insieme a lei. Allora, io non capisco come faccia Ninna a non chiedermi dove è il suo telefono, visto che sono ormai 10 minuti che gli ho detto che sto registrando un video e che non deve entrare in cucina. Comunque la vado a chiamare io. Ninna? Ninna? Ma tu? Non ti accorgi? Ah, ma sta in bagno, ok, ok, allora sì. Allora tu non ti accorgi neanche che ti manca qualcosa, per caso? Cosa ti manca? Niente, ragazzi, è impossibile registrare. Non ho capito. Non si può proprio registrare con lei. Voglio. No, dimmi dov'è il tuo cellulare. Dimmelo. Dov'è? Ecco, appunto. Non me lo ricordo. Volevo che tu mi venissi a chiedere questo, comunque mi sai... Ah, va bene, tranquilla, allora. Devi sapere che non devi mai lasciare il tuo telefono incustodito, perché io mi ricordo di ogni singolo scherzo che mi hai fatto. Di conseguenza, oggi non ti ho fatto uno scherzo. Quindi non è da nessuna parte, non te l'ho rotto, non te l'ho lanciato dal balcone. Ma che non è da nessuna parte? Ho fatto una caccia al tesoro. No, è un attimo. Una caccia al tesoro per farti ritrovare il tuo telefono. Ce la devi fare. È una sfida con te stessa. Devi mettere in gioco il tuo cervello per ritrovare il tuo telefono. Perché se no lo trovi ogni volta. Stai sempre con quel telefono e non capisci niente. Facciamola, dimmi. Iniziamo, dammi un indizio. Ti do un indizio? Vabbè, l'indizio iniziale te lo posso dare, anche se magari guardandoti un po' intorno lo trovi senza problemi, forse. Ah, beh, meno male. Beh, mi viene in mente l'albero perché il bigliettino è... Che cosa c'è scritto? Jingle bell, jingle bell. Quindi sono stato bravo per iniziare però, Ora sta a te trovarlo. Vediamo un po' cosa combinerà la nostra ninnetta. Dove potrà mai nascondersi
il prossimo bigliettino. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ma tu te lo ricordi almeno? Sì che me lo ricordo. Tum, 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 tum. Quindi dov'è? Ragazzi, dove sarà secondo voi? Dimmi, fuochino, fuoco. Va bene, vai, fuochino. Fuoco, fuoco, e l'ha trovato. Era proprio qui sopra. Va bene, va bene. Vediamo cosa c'è scritto. Dove abbiamo fatto il nostro ultimo viaggio? Ok. Quindi dove abbiamo fatto sto ultimo viaggio? Parigi. Ah, dai, però non pensavo pensassi subito a questa Torre Eiffel piccolina. Vabbè. Dai. Matti non riesce mai a aprirla al primo tentativo. Ragazzi, io vi racconto questa cosa. Matti non sa aprire la porta, cioè lui non la apre, la chiude ogni volta, non si sa perché. E quindi, eccolo. Lo ammetto, non sono mai stato bravo ad aprire le porte. Ma non è difficile, eh. Non è che è difficile, è impossibile. Mi sa che te l'ho fatta troppo semplice sta caccia al tesoro, sì, eh. Sì, infatti Matti ce le so tutte. Io te la faccio più difficile. Se vuoi puoi ancora usare il tuo vecchio iPhone. No, non voglio usare il mio vecchio iPhone. Ne sei sicura? Questa cosa mi dice che devo andare a vedere dov'è il mio vecchio iPhone. Mm-hmm. Ragazzi, dovete sapere che il mio vecchio iPhone si trova in un cassetto. Eccolo, il bigliettino. Dove? Madonna, Matti, una poesia. Oh, senti, tu mi hai detto che sono troppo facili, ora iniziamo a complicare la storia, no? Oh, se Matti avesse la possibilità di togliere un odore dal mondo, quale sarebbe? Ah, finalmente iniziamo a ragionare. No, perché davvero, pensavo fossero più difficili le domande. Finalmente una che sarebbe difficile da indovinare, eh. La lavanda. Non ti do indizi perché già sta sfida è facilissima. Se ti do un indizi, davvero. Quale sarebbe l'odore che Matti eliminerebbe dal mondo? E lo dico tante volte nella mia vita che vorrei sparisse completamente. Non c'è niente vicino ai broccoli. Vabbè, ha senso ciò che stai facendo, eh. Quindi è nel frigo. Non ti do... Ho detto solo che ha senso. Ho detto solo che ha senso. Ragazzi, provate ad indovinare anche voi. Secondo voi qual è l'odore che eliminerei per sempre? Potete arrivarci attraverso un po' di cose che dico durante i video. Non è facile, eh. Ai ai ai. Sai che se tu non riesci a rispondere a sta domanda non avrai mai più il tuo iPhone per sempre? No. No, io calmo, non arriviamo a... Allora, io quando cucino l'aceto non sei mai felice. Però c'hai i broccoli, mandarini. Sicura? Sì. Sicura, sicura? Sì, sono sicura. Ah, ho indovinato. Dovete sapere che io non riesco a sopportare l'odore dei mandarini. Mandarini. Volevo dire mandarini, esatto, non ce la faccio proprio. Matti! Attenzione, la cosa si complica sempre di più. Parla per 30 secondi senza mai dire la N. Aspetta che prendo il timer. E quindi dopo cosa succede? Dopo che ho parlato 30 secondi? Succederà qualcosa? 3... 2, 1, via! Oh, vorrei parlare senza dire quella lettera, ma vorrei andare a mangiare la pasta a ragù. Vai, vai, non ti devi fermare! Quanto manca? Ancora? Penitenza, altri 10 secondi. No, non è giusto, no! Vai, vai, vai. Willy è stato molto bravo stanotte perché ha buttato... Che vuol dire o ha? La terra. Ho fatto! Va bene, va bene. Non ha buttato la terra per te. Va bene, va bene. Quindi l'altro? L'altro lo stai per sbloccare. Tieni. Ok. Vediamo, mi piace questa caccia al tesoro. Hai visto, l'ho fatta un po' più dinamica di quelle solite, no? Nel telefono di Matti potresti trovare qualcosa di utile. Esattamente, vediamo un po' adesso che cosa combinerai, eh. Vediamo un po'. Ti ho dato una mano, dai. Ecco, ma subito delle immagini. Ah, ho dimenticato di chiudere l'applicazione. Ma perché ho fatto così? Perché c'era... Ah, vabbè, vabbè. Vabbè, che cos'era comunque? È un fenicottero. Un fenicottero, Un fenicottero, mi viene in mente forse il fenicottero che abbiamo dato a Willy. Vediamo un po'. Willy, tu ne sai qual... Willy?
C'è qualcosa che non quadra. O se l'è preso, ah! Oppure c'è un altro fenicottero in casa. Esattamente. Zan zan zan. Lei si trova a nascondere. Grazie. Hai visto? Non mi era venuto in mente quel fenicottero del peluche. Il tempo scorre. Devo dire che ho alzato un po' la testa. Dai, però, non è giusto. Ma perché ho pensato subito a questa? Dai, ma questo pensavo fosse davvero quello che tu non riuscivi mai nella vita a indovinare. Invece. Ah. Gira la clessidra. Gira la clessidra e... Giro... È cascato. Vabbè, non doveva cadere, ma lo scotch non funziona molto bene. Prendilo prima che se lo mangi Willy. C'è un punto esclamativo, significa sbrigati. Sbrigati, Willy, la coperta. Ok, Willy, cosa dovresti mangiare? Cosa ti va da mangiare oggi? Che carino che è. Willy, potresti dare una mano grandissima a Ninna in questo momento, te lo dico, eh. No, vuole stare con lei e fare le fusa. Ok, lui di solito si mangia il tacchino. Esatto. Ma non solo, infatti, oggi niente tacchino per Willy. Che altro mangia Willy? I croccantini! Dai, lo sapevo che Willy ti avrebbe dato una mano. Che schifo. Oh, ma che fai? Lo so, ma sono buoni i croccantini di Willy? No, fanno schifo. Ecco, penso che un po' di puzza se la meriti il tuo telefono. Ma cosa ho fatto? Dopo tutto quello che mi hai fatto. Willy, te proprio adesso c'hai fame, eh? Mannaggia. Hai visto? Me l'ha fatto scoprire lui, mi ha aiutato, perché noi siamo contro di te. Te stavi cercando nel frigo, pensa se te lo mettevo nel frigo l'iPhone. Prima che se lo mangi Willy, lui si mangia un tacchino molto volentieri. Lo so. Vero, non li mangia mai. Va bene, ok. Me la metti così, ora la faccio io. No, 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 no. Ehi, no, dai. Non vale, però. Non ci posso credere. Dai, Ninna. Ma poi perché c'è il coso del video qui? Willy ogni volta deve fare sto coso. I vostri gatti prendono i cosi del bidet e se li portano in giro? Dammi subito il mio iPhone. No. Dammelo. Ok, ti faccio un indizio. No, vabbè, non ci credo. Spesso ci dormono stupido. Tu sei una persona molto cattiva, perché? Ah, uno stupido hai detto. Sì. Aspetta, allora devo guardare. Ah, sì, qua. Guarda che non ci sarà niente. Ah. Sei molto simpatica. Ti devo dire la verità, sei davvero molto simpatica. Spero che questo video vi sia piaciuto. Merchandising di Ninna e Matti in descrizione e seguiteci su Instagram. Ciao.